Telespettatori di Teleischia, buongiorno, lo vedete collegato con noi, è il professore Paolo Ascierto, direttore dell'unità melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell'Istituto Nazionale Tumori, Fondazione Pascale di Napoli. Professore, grazie per aver accettato il nostro invito, nonostante i suoi tanti impegni. Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti. Professore, partiamo subito con un riconoscimento internazionale che è stato dato sia al Pascale e sia a lei tra migliaia di professionisti dal portale americano expertscape.com. Insomma, siete i numeri uno per la lotta al melanoma. C'è da essere contenti e soddisfatti. Ma sicuramente siamo contenti. Personalmente sono anche molto orgoglioso che in questa classifica ci sono dei miei collaboratori. E questo significa che il lavoro di squadra è un lavoro che è molto sottolineato dal management dell'istituto, perché c'è da dire che quando si lavora insieme si lavora meglio e si lavora bene. Ora, essere primi ci riempie di soddisfazione, ma è importante anche mantenere il livello, quindi non deve essere un punto di arrivo, ma per noi è un punto costante di attenzione per mantenere la qualità del servizio che offriamo, il livello di ricerca che cerchiamo di fare. Professore, il melanoma è una malattia che può colpire tutti. Qual è il suo consiglio? Immagino che sia sicuramente la prevenzione. Sì, il melanoma è una malattia che può colpire tutti. Tra l'altro, basta pensare che nel 2007-2008 il numero di melanomi in Italia era di circa 7.000 nuovi casi. Oggi è oltre 14.000 casi, quindi praticamente è raddoppiato in poco più di 10 anni. Tra l'altro, mentre prima era una malattia degli anziani, c'era il picco di incidenza intorno ai 60 anni, adesso è scesa di molto, il picco di incidenza intorno ai 40 anni. Ed è purtroppo la prima causa di morte per i giovani. Tanti giovani arrivano da noi con questa malattia. Questa è una cosa che anni fa la vedevamo sicuramente di meno, e questo è di sicuro un qualcosa che ci impone di porre attenzione a questa categoria di persone, cioè i giovani, e invitarli alla prevenzione ancora più di quanto non facevamo prima. Professore, passiamo al Covid, che l'ha vista impegnata sin dai primi mesi di questa epidemia, e anche con importanti risultati. Noi ci siamo inventati una formula, abbiamo scritto sui nostri profili social, anche sui profili social a lei dedicati. Domani intervistiamo il professor Ascierto. Cosa vorreste chiedere? Quindi per unire i cittadini, anche preoccupati, chiaramente alla comunità internazionale. Devo dire che abbiamo ricevuto tantissime domande per lei e tanti attestati di stima, anche questo è un orgoglio per lei. Beh, assolutamente sì, devo dire che camminare tra la gente e sentire buongiorno dottor Ascierto, salve, è un qualcosa che diciamo ovviamente mi fa piacere, soprattutto ecco questo il contatto con le persone. Un attestato di stima, il calore dei napoletani è stato molto ma molto importante e come dicevo prima ho avuto tante attestazioni. Prima di passare alla domanda dei nostri telespettatori, dei nostri ascoltatori, la prima la faccio io. Com'è questa situazione epidemiologica allo stato attuale? Come la giudica? E in cosa sta procedendo? In cosa consiste il lavoro che state facendo lì al Pascale? Allora, per quanto riguarda la situazione epidemiologica, purtroppo in questo momento ci troviamo a un incremento dei casi, perché? Perché tutti quanti, insomma, l'avete visto, agosto c'è stata questa diffusione dell'infezione dovuta all'estate, dovuta praticamente alle vacanze. Ci sono state delle zone cosiddette focolaio dove le persone andando hanno contratto l'infezione e purtroppo l'hanno diffusa. Devo dire che nonostante questo incremento di casi, e in questo momento si registrano anche diversi ricoverati nelle strutture Covid, qualche paziente è anche in rianimazione, questo per rispondere al fatto che il virus non ha perso minimamente la sua forza, quello che era accaduto è essenzialmente che con il lockdown avevamo riuscito a portare il livello di infezioni prossimo allo zero e quindi di conseguenza non c'erano più ricoverati. La differenza però rispetto a quel periodo è che mentre all'epoca c'era un problema nel fare i tamponi, quindi anche nell'andare a scoprire quali fossero
gli infetti, adesso il numero di tamponi è aumentato, c'è, diciamo, più controllo, si riesce a scoprire prima i potenziali, cioè, no, i potenziali, i pazienti positivi, e quindi a isolarli e fare in modo che non possano diffondere l'infezione. Quindi c'è sicuramente un miglioramento dell'attenzione ed è quello che accadrà nei prossimi mesi. Professore, ci scrive per lei Valentina Pianelli e chiede: il Covid è diventato meno aggressivo o abbiamo cure più efficaci? Allora, come dicevo prima, il Covid non è diventato meno aggressivo. Di sicuro durante il periodo della prima ondata, e speriamo l'unica ondata, abbiamo imparato molto. Di sicuro c'è una medicina del territorio molto più attenta in questo momento. Ci sono anche dei protocolli di trattamento consolidati, per cui il paziente ai primi sintomi viene trattato in un determinato modo e si sa anche poi dopo lì dove ci sono delle complicanze come questi pazienti devono essere trattati. Quindi di sicuro abbiamo imparato di più e questo fa sì che siamo molto più preparati. Ecco, ci auguriamo che non ci sia questa seconda ondata, però ho anticipato la seconda domanda. Rina Raccio dice: professore, con l'arrivo del freddo questo virus diventerà più forte? Beh, questo nessuno lo sa. Purtroppo, il fatto che il virus circola ancora tra di noi, e lo abbiamo visto, no? Quest'estate, dopo questa flessione importante, c'è stata questa ripresa, ci obbliga a continuare a fare attenzione. Tra l'altro, adesso con la stagione autunnale ci sarà anche l'influenza stagionale e questo porrà dei problemi perché in quel momento, nel momento in cui ci sarà, ecco, una febbre, non si capirà se è dovuta all'influenza o al Covid, questo potrebbe anche portare a dei problemi di sovraffollamento nei pronto soccorso. Quindi c'è bisogno di vaccinarsi per l'influenza, soprattutto le categorie persone a rischio, c'è bisogno insomma di continuare a fare molta, ma molta attenzione, come così come abbiamo fatto fino adesso, le mascherine, il distanziamento, il lavarsi le mani. Ecco, per quanto riguarda invece il vaccino, Giuseppe Esposito ci chiede quando l'avremo e sarà poi la soluzione definitiva. Allora, quando l'avremo? Non domani mattina, l'avremo l'anno prossimo. Nella migliore delle ipotesi, e ribadisco la migliore delle ipotesi, nella primavera del 2021. Personalmente ritengo che i tempi sono un po' più lunghi, perché poi un vaccino deve attraversare le diverse fasi della sperimentazione, deve essere innanzitutto sicuro. E quindi questa sicurezza va valutata attraverso delle sperimentazioni. Ecco perché diciamo il processo non è un processo rapido. Lei prima ci ha fatto la domanda cosa state facendo al Pascale. Come sapete, noi stiamo lavorando ad un protocollo per un vaccino con un'azienda, la Takis, questa azienda italiana. Inizieremo probabilmente a novembre a fare i primi studi. Ecco, ma iniziare a novembre significa che se gli studi saranno positivi, un vaccino lo si ha dopo un anno, quindi le tempistiche non sono, diciamo così, così brevi. E alla domanda, ma se questa sarà una soluzione? Beh, lo vedremo. Di sicuro inizia a essere un presidio importante. Una delle discussioni in questo momento che c'è è di quanto duri, di quanto, ecco, proteggano gli anticorpi. C'è chi dice 6 mesi, chi dice un anno, ovviamente. Questo è importante perché se io faccio una vaccinazione devo ottenere un numero di anticorpi protettivi tali e che durano per un po' di tempo. Ma anche se fosse 6 mesi, questi 6 mesi potrebbero essere, diciamo, sufficienti a fare in modo che l'infezione, perda, diciamo, la sua virulenza e in qualche modo ci porti anche un beneficio. Insomma, è un po' tutto da vedere. Noi chiaramente le auguriamo buon lavoro e seguiremo anche il suo lavoro per quanto riguarda il vaccino, perché un suo successo sarebbe il successo dell'intera comunità e sicuramente la comunità scientifica italiana sta dimostrando estrema professionalità ed efficacia. Professore, noi abbiamo ricevuto tante domande, non vogliamo trattenerla perché sappiamo che è impegnato e tra l'altro qualcuno ha anche scritto perché il professore si è candidato. Chiariamo che il candidato non è lei, ma è suo fratello. Però c'è una domanda, almeno che sicuramente le strapperà un sorriso. Tanti attestati di stima, lei è un orgoglio per Napoli e per il Sud. Qualcuno si chiede: e perché tifa Juve? Allora, questo è da ricondurre alla mia infanzia. Io sono cresciuto a Campobasso, ho fatto le scuole a Campobasso,
Probabilmente se avessi studiato a Napoli, forse oggi tiferei Napoli perché l'impatto è. All'epoca Campobasso, come sapete, è una città di provincia, non aveva una squadra in Serie A. Il Campobasso poi dopo anni è andato in Serie B, tra l'altro con una squadra molto ma molto forte. E all'epoca si tifava insomma per la squadra che uno aveva simpatia. Io ho iniziato a tifare Juve, tra l'altro per una sconfitta della Juve, questo è un qualcosa che ho raccontato altre volte. All'epoca le esultanze dei calciatori non erano così plateali come adesso, e un Catanzaro Juventus del gennaio del 71, io avevo poco più di 6 anni. In questo Catanzaro Juventus, Mammì segnò verso gli ultimi minuti della partita. Il Catanzaro vinse 1-0 e si fece questo giro di campo, mezzo giro di campo, esultando come un matto. Allora, E quindi più. professore, la saluto con un ultimo messaggio che ci è pervenuto da parte di Cinzia Fico. Invece di una domanda, vorrei fargli l'augurio di restare così e di continuare nella sua missione con la semplicità che finora l'ha contraddistinto. Ringraziamo la nostra ascoltatrice. E di sicuro questo è il carattere che ho. Difficilmente uno a 56 anni può cambiare. Quindi, se mi dicono che è un carattere semplice che in qualche modo riscontra il favore degli ascoltatori, ma io direi soprattutto dei miei pazienti, questo è un qualcosa che mi fa sicuramente. Grazie professore per il tempo che ci ha dedicato. Spero di averle anche trasmesso il calore di chi ci ha seguito in questi giorni e mi auguro di poterla anche rincontrare o attraverso il video di persona per documentare il lavoro che svolgerà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Con molto piacere. Un saluto a tutti. A Grazie e buon lavoro professore. voi.